Ciao a tutti, in questo brevissimo video voglio mostrarvi come avevo realizzato il trucco sui toni del blu del video, quello in cui vi parlavo dei nuovi acquisti sulla collezione Kiko estiva e sulle novità. È un trucco veramente molto semplice, però visto che vi era piaciuto e comunque mi è stato anche chiesto di mostrarvi come l'ho fatto, io lo faccio volentieri. Allora, per prima cosa avevo utilizzato un ombretto così marroncino, per metterlo nella piega, giusto qua. Poi ho usato subito i due ombretti e stick. Prima ho messo quello blu. Questi tra l'altro si asciugano in fretta, quindi bisogna anche essere veloci a sfumarli. Questo vi avevo detto che è il colore. '59 era scritto qua sotto, io guardavo intorno. 59. Guardate la scadenza di questi ombretti. Incredibile. Facciamo così, no? Lo sfumiamo subito prima che si asciuga. Facciamoli qua. Poi li metto anche sotto. E lo sfumiamo anche sotto. Super intensi questi ombretti. Ancora un po' qua. Vado a mettere quello chiaro. All'inizio dell'occhio. Adesso prendo l'ombrettino, questo qua, mi metto questo chiaro, che numero è il 52. 52. Adesso prendo questo ombretto 2, numero 17, e lo passo sopra. Quello chiaro lo metto qua. Più o meno questo. Poi metto un po' di matita nera. Io uso questa di Nabla. Poi meglio.
si mette anche sopra, perché più o meno è tutto più o meno questo video. Vabbè, poi ovviamente se sapete mettere l'eyeliner e fare la codina è molto meglio. Io evito come al solito. Cioè, non avere problemi di occhi, di palpebre che scendono. Secondo me è anche semplice, una volta che uno ha preso la mano, secondo me è anche semplice mettere l'eyeliner. Invece con gli occhi così è un'impresa impossibile, vabbè. Ok. Possiamo dare ancora una sfumata qua sopra. Se sono uguali i due occhi, che ne faccio sempre uno diverso dall'altro. Vabbè, comunque insomma, più o meno è questo. Manca mascara. Voglio provare questo qua di Huda, che è molto chiacchierato e tanti ne parlano male, quindi io curiosa come sempre voglio provarlo. Ah, ecco, è vero, scomodo perché la parte che tieni in mano è quella più grossa, vabbè. Sapete che non mi dispiace? Già questo non è male come volume. Ora apriamo la parte invece incurvante. Questo. Quello che noto appunto è che è piuttosto denso e un po' secco, quindi ho paura che non durerà molto. Però come risultato secondo me non è così male. Forse preferisco lo scovolino, quello che vo dà volume. Finito. Credite, spero che vi piaccia. Però vedete che alla fine è semplicissimo, basta avere questi tre prodotti e se piace il blu, insomma, è veramente molto semplice. Si può fare anche meglio, sicuramente si può sfumare meglio, si può fare tutto meglio, però va bene così. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Non so se riuscite a vedere le ciglia. Vabbè, non mi sembra per niente male. Probabilmente appunto durerà poco, è molto denso, però mi piace. Così come prima impressione mi piace. E niente, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!